che cazzo si chiama, la nostra dinastia. Ho capito che dici tu, sì. Tipo Liquid Gas, sì, un nome così. Sì. Sinclair. Sinclair. Per Lord Sinclair. Che erano i veri. Erano Sinclair. Che erano i veri autori della morte di. Del socialista famosissimo che hanno ammazzato lì a Cola Salaria, come si chiamava? Matteotti. Capito? Quindi era Lord Sinclair che finanziava Desio, sì. Ardito Desio, e che Ardito Desio aveva riportato sia Mussolini e tutto l'establishment fascista, che però non aveva evidentemente mostrato nella dovuta importanza, perché poi non hanno fatto un cazzo di niente. Tant'è vero che la guerra si è svolta in Libia. La scoperta. E la Libia c'è stata portata via. La scoperta del petrolio era del 1928-1930. Certo. La scoperta di questi pozzi, esatto. Potenzibili. Quindi avrebbero potuto tranquillamente mettere in piedi un sistema di pompaggio e anche raffinazione, esatto. del petrolio in Libia. Già ancora quando non c'era la guerra, quindi potevano ovviare al problema, certo. della logistica, che era il problema della distanza da Tobruk a Tripoli, dove, certo. noi avevamo le riserve, avevamo gli, certo. acquedotti, però non c'erano quei 1500 km per arrivare a Tobruk. Certo. E quindi avrebbero potuto tranquillamente vincere alla Main, perché avrebbero potuto inviare risorse, eccetera, certo. via terra e non via mare, dove l'Inghilterra controllava tutto. Beh, anche lì controllava, perché glielo lasciavano fare, comunque. Vabbè, comunque sì, insomma, avrebbero potuto dare una svolta completamente diversa alla guerra d'Africa e poter vincere. Se avessero vinto, allora, la Russia aveva vinto già contro la Germania. La Germania. Che si era schiantata. Però nel 42, a dicembre del 42, avrebbero potuto vincere la prima o anche la seconda, se non la prima, la seconda sicuramente, battaglia di El Alamein, sì. e avrebbero potuto arrivare a Cairo. I giochi erano fatti in una maniera, certo. completamente diversa. Prima che sbarcassero gli americani. Esatto, prima che arrivassero gli australiani, i neozelandesi, sì. gli indiani, eccetera. Quindi avrebbero avuto la possibilità di... diciamo posizionarsi, esatto. adeguatamente all'attacco, certo. capito? Certo. Tu immagina con la benzina, con la nafta, con tutte le risorse del petrolio che avrebbero potuto fare. Beh, ci abbiamo riprovato in ogni caso, perché la nascita della Libia di Gheddafi era stata dovuta e sì. voluta e programmata Leni, certo. dal governo di Fanfani, certo. diciamolo Leni, e non certo. a caso Gheddafi, che era una nostra creatura, è stato assassinato dai francesi. Certo. Franco-inglesi, diciamo. Sarkozy era. Ce l'aveva a morte. Perché? Perché ce l'aveva a morte con noi. Sì. Non potendo attaccarci direttamente, la Francia sta attaccandoci continuamente, certo. da 20 anni. E adesso stiamo ancora a ciondolare relativamente a quello che sta succedendo. Non a caso la Russia ci è arrivata a Tripoli. Ci hanno tolto i petroli di Gheddafi. Sì. Ci hanno tolto quel triangolo delle Bermuda fra la Sardegna, l'isola d'Elba, sì. e Genova. Quindi sono, non so se 300 km quadrati, sì. di mare, ma comunque insomma... Cioè, questo per dire che ci stanno cercando di aggredire e di sottrarci, sì. più o meno con le buone, esatto. tutto quello che è possibile. Perché questa è la vera geopolitica, le altre sono chiacchiere. Le nostre aziende le leggeremo, l'elenco di tutte le nostre alienazioni, le leggeremo, c'è tutto l'elenco. Quindi quando dicono il vino italiano ha oramai la leadership mondiale, sì, ma è di nome italiano, sì. anche vino italiano, esatto. per carità, ma che vanno a ingrossare i cespiti e le ricchezze delle multinazionali francesi. Esattamente, francesi, inglesi. Prevalentemente francesi. Sì, americane. Vabbè, cari ragazzi, abbiamo già so detto longo, vi abbiamo disturbato ampiamente anche oggi. Sia lode al grandio Priapo. Ole! Ale! Sperando che abbia preso sempre. E vediamo.